Quando appare sulla porta del suo albergo, Rita, anche senza volerlo, sembra che entri in scena. Ha conservato la sorridente timidezza delle attrici allorché affrontano gli sguardi senza recitare una parte. Prima visita a San Pietro. Rita è una matricola di Roma. Stavolta è giunta a mare sul panfilo di Errol Flynn, che ha noleggiato col marito a Lickan. Tivoli, tra colli sassosi, è uno scrigno di meraviglie. Rita scende con la signora Vidor e i figli di Ali nella valle rivestita dei giardini, degli zampilli, delle liquide architetture di Villa d'Este. Volgersi in questo parco vuol dire scoprire nuove sorprese. Rita indica a Charles Vidor, regista di alcuni dei suoi film, questa mirabile regia di acque. Vorremmo raccontare a Rita la storia della Bette List, che qui si ritirò dopo di avere trionfato sul ribalte di concertista e scrisse la musica di questi giochi d'acque. Ma la gita è breve, principessa, e quella storia gliela racconteremo quando lei tornerà nel prossimo autunno.